Qual è il problema principale? Il problema è che noi viviamo in uno stato medievale. Perché? Perché prima non c'è libertà di cura, non c'è libertà di scelta terapeutica, e perché purtroppo il sistema diciamo occidentale è imperniato su un modo di gestire le cose oppressivo. Cioè, adesso non è che uno vuol fare discorsi scandalistici sotto il profilo etico, sotto il profilo morale, le case farmaceutiche che vogliono fare i soldi, gli ordini che vogliono avere il potere, però di fatto qui la situazione è una situazione di prigionia sociale. In che senso? Una persona che si vuole curare a modo suo va in ospedale, dice: io voglio fare la cura, non lo so, dei semi di Pompelmo. No, tu non la fai perché qui chi comanda sono io. Scusi, io perché non voglio fare, un'altra cosa? No, perché tu non capisci. Noi siamo i titolati, i depositari della salute della gente, per cui facciamo quello che fa bene alla gente. Ricordiamoci sempre della figura del re padre che stava in Germania, nella Russia, un paio di 200 anni fa, che faceva il re padre che faceva gli interessi dei sudditi, quello faceva quello che gli pareva, perché chi ce lo dice, cosa c'è in testa? Quindi uno va all'ospedale, voglio fare questo, non lo fai, allora dice: va bene, vado da un medico che possa anche privatamente seguirmi. Contate che già questo è un grosso danno, perché purtroppo, anzi grazie a Dio, non so, negli ospedali ci stanno tutte le strutture per la diagnostica, per gli interventi profondi. Quindi già se togliamo tutta la quota parte degli ospedali e delle università, un individuo perde, diciamo, un grosso patrimonio di ricerca e di cura. Allora che cosa fa uno? Va da un medico singolo che possa avere, fargli accontentarlo nel non seguire eventuali scellerate terapie, per esempio molte terapie oncologiche che sono scellerate. Va da un medico. Il medico, poveraccio, che cosa fa? Se è un medico che vuol fare terapie alternative, chiamiamole alternative, fin quando fa delle stupidaggini o cose ritenute stupidaggini, normalmente gli ordini dei medici ritengono di poco conto, non so che fanno, io non sto facendo un giudizio dei medici che fanno determinate terapie, che sono stupidi loro, stupide le terapie che fanno, no? Il giudizio che ne viene dato, cioè terapie che non portino grossi danni al sistema, il naturopata, l'omeopata, il medico olistico, insomma, li lasciano chiacchierare, no? Perché in fondo poi tutti questi medici non hanno una visione al di là della visione globale dell'individuo, una visione specifica e peculiare in grado di contestare il punto di vista ufficiale, per esempio sui tumori. Uno va da, insomma, quando io feci una conferenza con Di Bella, lui venne in conferenza, dice: io non so che cos'è il tumore e lo curo. Posizione difficile, e posizione che non può certo scalzare altre posizioni, le posizioni ufficiali. Poi inoltre l'errore che fanno una gran parte di medici alternativi è che s'accaniscono contro le terapie, per esempio oncologiche, dannose, e qui fino a qui ci siamo, s'accaniscono contro i sistemi troppo invasivi, distruttivi dell'oncologia convenzionale, però implicitamente accettano l'ideologia di fondo che è cellulare. Ma quante stupidaggini vengono dette da medici alternativi sulla teoria eziologica del cancro? E vengono dette altrettante stupidaggini quante ne dice la medicina convenzionale. Quindi se un Di Bella, che io rispetto la persona, l'anziano, persona per bene, io ci ho parlato, dovevamo collaborare, purtroppo era
circondato da una cerchia di persone, diciamo, che non capivano, e che mi diede in là quando facevamo la conferenza, dicendo: questo strano mondo dei funghi, meno male che c'è un'idea nuova. Però in fondo di bella, con la storia della superossido di smutarsi, col ceperon, con il metabolismo cellulare della membrana sotto e sopra, alla fine stava nel labirinto pure lui. Che cos'è un cancro? E lui non lo sapeva. Quindi anche gli alternativi, sto dicendo, annaspano, cioè, non si può dire, piglia di questo e piglia di quell'altro. Se uno va negli Stati Uniti, dove ci stanno grattacieli di medicina alternativa, ci stanno grattacieli di cretinate. Che tu mi devi dire perché fai una cura e mi devi dire anche se funziona. Ma se funziona, il fatto che una cura funzioni non sono chiacchiere, mi devi dimostrare prima e dopo i risultati, o pochi, tanti, minimo 3-4 di tumori seri, cioè quelli veri. Poi vedremo quali sono i tumori seri e quali non sono seri. Quindi, stavo riprendendo il discorso: uno va dall'omeopata, va dal naturopata, dal medico alternativo, se fa una cura seria, veramente, che può essere efficace, o c'ha un'ideologia seria, viene radiato immediatamente. Allora, dove sta la libertà? Si sta facendo, cercando di ampliare le costituzioni a favore della scelta per l'eutanasia, in tanti stati del mondo dove già esiste. Uno può scegliere come morire, però deve scegliere per forza la terapia che gli fanno fare. Guarda, questa è una contraddizione terribile. È il potere, potere economico, potere politico, potere ideologico. Di fatto le persone oggi non possono scegliere di curarsi come gli pare. Io però, allora, quindi stiamo in uno stadio medievale, io che cosa ho proposto? Una cosa diversa. Secondo me il tumore è un fungo, non c'entra niente con la degenerazione cellulare, mi hanno radiato per questo, illegalmente, perché io prescrivevo soluzioni della farmacopea ufficiale, quindi avevo l'autorizzazione a prescrivere, quindi io sono stato radiato illegalmente. Poi non andiamo a dire tu fai ricorso, fai questo e quello, perché uno fa i ricorsi sempre con i compari, e i compari fanno sempre quello che dicono gli altri compari, gli ordini dei medici mi hanno radiato. Uno fa ricorso alla commissione superiore, che è composta da tutti i membri degli ordini medici italiani. Allora che ricorso è? Ricorso di Pulcinella. È un sistema medievale terribile. Vabbè, comunque, io quindi, andando avanti con questa idea, ho visto che i tumori sono funghi, e ho visto che sono partito dal fatto che, siccome la psoriasi è una malattia fungina, e io quando la curavo, l'ho curata sempre con la tintura di iodio, avevo spesso persone che guarivano se non erano psoriasi diffuse su tutto il corpo. Da lì ho fatto il sillogismo: ma se questo è un fungo e è considerata una persona, una malattia ignota, inguaribile, forse un'altra malattia ignota, inguaribile, il tumore è un fungo. E da lì i primi esperimenti, le prime cose, e ho visto subito i primi risultati. Allora, però, io andrei per ordine, così scordiamo velocemente il PowerPoint, veloce, così via. Questa è la mia presentazione, oncologo. Andiamo avanti, anche il dottor Batti De Ricami, queste sono le specializzazioni. C'è un'assoluta certezza nel campo dell'oncologia: l'oncologia è morta. È morta perché sono 100 anni che sta ripetendo la stessa litania. A livello epistemologico, cioè di teoria della conoscenza, se un'ipotesi dura 100 anni è implicitamente falsa, finita, chiuso. Cioè, non si possono dare più fondi a chi propone un'idea che dura 100 anni. Ma c'è dietro questo, dobbiamo vedere, chiuso, finito. Perché non è ammissibile 100 anni di ipotesi. Dice, non è che 100 anni per la ricerca. Ma se noi siamo nella fase preliminare e ci abbiamo messo 100 anni, una delle prime sperimentazioni aziende del 1928, la teoria, una dei primi formulatori è lo svizzero Boveri, alla fine del 1800, primi 900, è chiaro che non è accettabile filosofia.